Bentornati a tutti in un nuovo video di Parassiti a Cattoni. Un saluto dal vostro Devalma99. Oggi vi porterò l'after patch del solo Money Glitch e, volendo, questo glitch si può usare anche per passare veicoli fra i nemici, praticamente il Keep Car to Friend. Io porto la versione con la Venture, perché se volete porto anche quella del centro operativo mobile, fatemi sapere poi nei commenti. I requisiti: base operativa piena, con al suo interno un veicolo da sacrificare. In questo caso ho il Faggio. La Venture deve essere posizionato vicino alla base operativa, in modo in cui vedremo ancora il palino blu, come vedete nel video. Uno RH retro custom con una targa personalizzata, oppure un veicolo di un vostro amico che ve lo vuole passare. In questo video vi farò vedere anche quanto si sbaglia, così se avete problemi vedete anche quello che è successo anche a me. Praticamente, la prima cosa, andiamo sulla base operativa, premiamo il tasto PS, la schermata sparirà. Aprendo il menu touchpad andiamo verso la Venture vicino al palino blu. Adesso cosa dobbiamo fare? Andiamo su chat vocale da qualche parte e spammiamo tutto il tempo freccetta a destra, tutto il tempo lo spammiamo più velocemente possibile. Poi, quando siamo abbastanza pronti, premiamo cerchio, avremo la schermata nera. Andiamo sul tasto PS, appena saremo spawnati, succederà o in questo caso che verrete risucchiati all'interno e la moto resterà. Questo è un primo sbaglio, quindi uscite e rifate la procedura. Andiamo verso la base operativa. Adesso vi farò vedere un'altra parte dove anche si sbaglia, così vedrete, perché qualcuno senza poi scrivete nei commenti non funziona, non funziona, vi faccio vedere anche quanto si sbaglia. Base operativa, tasto PS, ritorniamo nel gioco con un X, ci avviciniamo un'altra volta alla nostra Venture con il touchpad aperto, parcheggiamo vicino alla Venture. Andiamo a fare la stessa cosa, andiamo ad esempio sul chat vocale, cioè dobbiamo andare su un'opzione dove possiamo spammare sempre la freccetta destra e spammiamo la freccetta destra più velocemente possibile. Quando ci sentiamo abbastanza sicuri, premiamo cerchio, continuando a spammare la freccetta destra. Avremo la schermata nera, tasto PS, ritorniamo nel gioco. Se non verrete risucchiati, non è andato, quindi rifacciamo la procedura. Adesso verrà lo step dove ho fatto tutto giusto. Come vedete, anch'io ho bisogno a volte di riprovare. Base operativa piena, tasto PS. Appena usciamo, apriamo il nostro touchpad e andiamo vicino all'Avenger. Sul touchpad andiamo su un'opzione, ad esempio chat vocali, e spammiamo più velocemente possibile la freccetta destra tutto il tempo. Quando ci sentiamo abbastanza sicuri, premiamo cerchio. Avremo di nuovo la schermata nera che la base operativa è piena, andremo sul tasto PS, ritorneremo nel gioco, premiamo X, torniamo nel gioco e vedrete che verrete risucchiati dalla Venture e la moto sparirà. A questo punto avete fatto tutto correttamente. Come vedete, ci vuole un po' di timing, però credetemi, è facile, la base è facile. Basta su una qualsiasi, andate sul chat vocale, spammate freccetta destra più velocemente possibile. Quando vi sentite abbastanza sicuri che spammate velocemente, premete cerchio, schermata nera, tasto PS. Se è andato tutto bene, sarete risucchiati. A questo punto possiamo o entrare un veicolo di un nostro amico, oppure possiamo, come adesso vi farò vedere nel resto del gameplay, sdoppiare la nostra auto. La chiameremo la Retro Custom con targa personalizzata, vi ricordo sempre. La andremo a incastrare da qualche parte, qui alle pale eoliche c'ho un bel posticino per farlo. Una volta che è incastrata, diventiamo Motocyclub, andiamo sull'opzione rimanda veicolo al deposito, usciamo dalla macchina perché una volta che le portiere saranno incastrate ci teletrasporterà dentro e fuori dalla macchina, e poi premeremo insieme X e triangolo per entrare in macchina e per mandare il veicolo a deposito. Se è andato tutto bene, vedrete che potete guidare la macchina, non vi resta che portarla nella base operativa mobile. Poi vi farò vedere che quando uscirete la macchina non potrete guidarla, dovrete
dovete prima andare sul creatore o andate su cambia personaggio, il modo in cui vengono salvati tutti i dati di gioco, chiudete l'applicazione e dopo potete guidare la macchina. Potete sdoppiare tutte le macchine che volete. Quando avete finito creatore o seleziona personaggio e riavviate il gioco, a questo punto potrete guidare le vostre auto. Un'altra piccola precisione, c'è un'altra versione, come già detto, con il centro operativo mobile, però un po' più lunga e ha più passaggi. Questa l'ho preferita perché è molto più semplice. Invito a chi non ha la Venture, magari se siete in tanti vi porto anche la versione del centro operativo mobile, fatemi sapere nei commenti. Con questo è tutto, un saluto a tutti da Passo De Valma 99 e ci sentiamo alla prossima. E fate i bravi, eh? Ciao a tutti.